Buongiorno ai nostri ospiti. Purtroppo devo comunicarvi subito che il ministro Provenzano ci ha scritto non più di 5 minuti fa per dire che ha avuto un contrattempo improvviso e non rinviabile. Mi dispiace molto, ma sono giornate compresse. Vi prego di estendere scuse anche al direttore Robustelli e agli altri ospiti. Ci dispiace molto, ma insomma ci lascia qualche minuto in più per il nostro panel. Quindi benvenuti al primo panel di questa settima edizione di How Can We Govern Europe, che è dedicato al Recovery Fund, la risposta dell'Unione Europea per risollevare l'economia. Segna una svolta nella governance europea. I nostri panelist sono Natali Tocci, che è direttore dello IAI, l'Istituto per gli Affari Internazionali, nonché uno dei consiglieri dell'alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, Tito Boeri, professore ordinario di economia del lavoro alla Bocconi, nonché per 5 anni, come tutti sapete, è stato presidente dell'INPS. E Marco Buti, che è capo di gabinetto del commissario Paolo Gentiloni, commissario europeo all'economia, e Fabio Massimo Castaldo, esponente del Movimento 5 Stelle, vicepresidente del Parlamento europeo per la seconda legislatura, cioè la seconda legislatura che svolge questo importante ruolo. Io inizierei, siamo perfettamente in tempo, inizierei questo nostro incontro dando la parola a Natali Tocci, direttore dello IAI, partendo proprio dal tema del nostro evento, cioè questo accordo di luglio. È partito con l'accordo di luglio faticoso, 4 giorni di Consiglio europeo, giorni e notti, lo ricordiamo tutti. È partito un gigantesco programma di aiuti per fronteggiare la crisi economica nata dalla pandemia. Ecco, questo secondo te, Natali, è stato davvero un passo fondamentale, come dicono alcuni, nel processo di integrazione dell'Unione, anche se per molti è un passo fondamentale, per altri è soltanto un embrione. Ma è forse la prima volta che l'Unione riesce a dare una risposta così coraggiosa e complessiva a una crisi, diversamente da come fu in passato, non so, la crisi migratoria o la crisi finanziaria del 2008, che diedero, diciamo così, delle risposte incompiute e comunque molto, molto problematiche. Adesso, al di là delle difficoltà di questi ultimi giorni, sei d'accordo che si è trattato di un passo in avanti fondamentale o meno? Prego, Natalia. Sono d'accordo e credo che in realtà il punto di partenza dell'analisi sia esattamente quella che citavi poc'anzi, ossia, come dire, da dov'è che veniamo? Cioè, veniamo da 10 anni in cui l'Unione Europea ha attraversato una serie di crisi, in realtà sono 15 anni se vogliamo partire dalla crisi costituzionale, però diciamo dagli ultimi 10 anni, se partiamo appunto dalla crisi dell'Eurozona per arrivare alla crisi del Covid, passando appunto per la crisi migratoria. In queste due prime crisi, ossia quella dell'Eurozona e quella migratoria, diciamo che nella prima abbiamo evitato il collasso, ma non è che proprio, come dire, siamo andati alla grande, cioè abbiamo fatto il minimo sindacale per evitare il crollo dell'Eurozona, che per carità, data le circostanze, va anche bene, però non è stato un grandissimo successo. Nel secondo caso, ossia la cosiddetta crisi migratoria, perché poi quanto effettivamente sia stata crisi è un'altra discussione, è stato un fallimento totale, perché sì, c'è stato l'accordo con la Turchia e via dicendo, però il vero punto è che siamo stati totalmente incapaci di trasformare questa crisi in quello che generalmente fanno le crisi all'Europa, ossia rappresentano in senso molto appunto deloriano l'opportunità per un passo avanti nell'integrazione. E questo non è assolutamente avvenuto nel caso della crisi migratoria. Cioè c'è stata la totale incapacità di arrivare, e ancora siamo lì, di arrivare a una reale politica comune per quello che riguarda la migrazione e l'asilo. Diciamo che se ci fosse stato un terzo fallimento con la crisi della pandemia,
sarebbe stato un fallimento di troppo, cioè sarebbe, a mio avviso, avrebbe rappresentato una crisi esistenziale per l'Unione, non solo perché il Covid rappresenta di per sé una crisi letteralmente esistenziale per i nostri cittadini, ma anche perché avrebbe appunto rappresentato una crisi esistenziale per il progetto europeo. E così si diceva in quelle prime settimane, cioè se ritorniamo appunto alle prime settimane di marzo e di aprile, effettivamente qual è il senso comune? Arieccoli che hanno dimostrato che non c'era solidarietà nella crisi dell'Eurozona, non c'è stata solidarietà nella crisi migratoria e adesso di nuovo non c'è solidarietà nel caso della crisi della pandemia. E così non è avvenuto. E quindi questo, diciamo, è il primo motivo, a mio avviso, fondamentale che spiega perché le decisioni prese a luglio e adesso ci auguriamo concluse e che si concluderanno a breve rappresentano un reale punto e momento di svolta nel processo di integrazione. Poi abbiamo e arriviamo ai contenuti. Cioè, motivo di svolta perché al di là di questo processo, no, che ci accompagna in queste crisi, questa successione di crisi che ci accompagna negli ultimi 10 anni, in questo caso, per questa crisi, abbiamo utilizzato, tra virgolette, la crisi non solo per dare quindi una risposta europea alla pandemia, ma anche per fare quel cosiddetto appunto passo integrazione, utilizzare la crisi per fare un passo avanti. Allora, si è parlato molto, no, di questo accordo come un momento, tra virgolette, hamiltoniano. A mio avviso non è un momento hamiltoniano, forse può dare avvio a un processo hamiltoniano, ma in realtà l'integrazione europea è un processo, è un viaggio e quindi appunto poco si addicono, diciamo, un po' i paralleli storici con gli Stati Uniti. Se vogliamo è un momento deloriano e quindi appunto l'utilizzo di una crisi per andare avanti nel processo di integrazione. Terzo e ultimo motivo per cui credo sia così fondamentale è che attraverso la risposta Next Generation EU e il quadro pluriennale finanziario si inizia a dare sostanza a perlomeno 2 delle 3, e magari poi sulla terza possiamo ritornare perché è quella che è più nelle mie corde, ma 2 delle 3 priorità di questa commissione. Cioè questa commissione è arrivata parlando di verde, parlando di digitale e definendosi una commissione geopolitica. Diciamo il geopolitico l'abbiamo un attimino messo da parte e magari su questo ritorniamo più tardi. Ma sicuramente nel verde e nel digitale, mentre pre-Covid erano, diciamoci la verità, slogan, ma slogan anche se andiamo poi a vedere il modo in cui la Commissione stessa ne aveva parlato, diciamo, c'era una sorta di autoammissione che questo era poco più di uno slogan. Cioè quando il Green Deal, per fare l'esempio più ovvio, è stato presentato nel dicembre 2019, è stata la Commissione stessa a dire che per realizzare gli obiettivi di una neutralità climatica bisognava investire 260 miliardi l'anno e che per il Green Deal a dicembre 2019 ne avrebbe previsti solamente 100, quindi vuol dire quasi un terzo, diciamo, di quello che era necessario. Adesso attraverso il Next Generation EU, in realtà dietro a queste 2 priorità, quindi il 40% dei 750 miliardi al verde e il 20% al digitale, e ricordiamo anche che il digitale può anche essere inteso, come dire, come un facilitatore, diciamo, per la transizione energetica, a questo punto abbiamo realmente, come dire, della ciccia dietro a queste ossa, diciamo, no? Dietro a questo scheletro. E questo sia fondamentale anche perché, e questo è il punto, diciamo, di arrivo dell'analisi, ridà all'Unione Europea una storia da raccontare. L'Unione Europea nasce con una narrazione, la narrazione della pace sul continente dopo le 2 guerre mondiali. Diciamo che è una narrazione che, per carità, continua a essere estremamente importante, ma ha poca trazione politica, e soprattutto appunto con le nuove generazioni che non hanno più quel tipo di ricordo. Poi c'è stata la narrazione della prosperità, la narrazione del mercato unico. A mio avviso, diciamo, anche questa di narrazione, soprattutto dopo la crisi dell'Eurozona, è una narrazione che ha poco impatto. A questo punto, come dire, abbiamo un'Unione Europea che non ha più una storia da raccontare. Adesso in realtà questa storia
esiste nuovamente. Abbiamo una storia verde, abbiamo una storia digitale. A mio avviso dovremmo avere una storia globale, ma ripeto, qua è dove, come dire, si ferma il mio ottimismo e arriva un pochino il pessimismo, e quindi non lo dico per adesso. Però diciamo, riavviamo attraverso la nostra risposta alla pandemia di nuovo una narrazione europea. Grazie, grazie molto Natalie, speriamo che questa narrazione europea ci sia davvero, una narrazione nella quale questa volta sarà molto importante, anche decisivo, credo, il ruolo dell'Italia. Prima di passare la parola al professor Boeri, vorrei, se siamo pronti, lanciare un sondaggio che è stato... che abbiamo messo a punto per i nostri ascoltatori. È pronto questo sondaggio oppure andiamo avanti? Io non ho risposte e quindi a questo punto andrei avanti con il professor Boeri. Allora, professor Boeri, il primo intervento di Natalie Tocci ha messo, ecco, il sondaggio so che è stato messo online, quindi adesso comunque passiamo all'intervento del professor Boeri. L'Europa ha una storia da raccontare e l'Italia sarà una parte importante di questa storia, perché l'Italia all'interno del recovery è il paese che riceve il maggior numero di aiuti. È il paese, è uno dei grandi paesi dell'Unione, quindi ciò che succederà in Italia sarà probabilmente decisivo per il successo di tutta l'operazione. Però già dalle primissime diciamo, reazioni della Commissione europea, e anche in base a quello che lei ha scritto recentemente, un intervento su Repubblica con Roberto Perotti, e c'è questa forte preoccupazione che il programma del recovery, il finanziamento del programma del recovery possa portare ad aumentare il debito pubblico italiano. E quindi diciamo a farci ritrovare sempre nella una situazione, sì, cioè a non uscire dalla situazione. Da quel poco che sta trapelando adesso dei progetti governativi, a suo giudizio questo rischio c'è che l'Italia continui a incartarsi, diciamo, in un precipizio di debito, oppure vede la possibilità, no, di invece investimenti sani, produttivi, che riescano a rinnovare il paese? Deve accendere il microfono. Sì, infatti. Dicevo, innanzitutto grazie di questo invito. Il rischio c'è, come? Perché in effetti questa è una grandissima opportunità per il nostro paese, oltre che essere l'Italia, come lei ricordava, cruciale nel disegno di questo nuovo strumento. È una grandissima opportunità che abbiamo davanti e che dobbiamo assolutamente non lasciarci sfuggire. Ma se non utilizzassimo appieno questa opportunità, noi ci ritroveremmo e se lo utilizzassimo semplicemente per finanziare dei programmi già previsti di spesa corrente, ci ritroveremmo alla fine con un debito pubblico sul PIL che è attorno al 200%, senza avere messo in moto i processi virtuosi che potrebbero far ripartire la nostra economia, che quindi rendono poi questo debito così elevato gestibile, e quindi ci troveremo in una situazione ancora peggiore di quella di partenza. Io devo dire, sono effettivamente preoccupato del dibattito su questi temi e del confronto e dell'iniziativa sulla definizione dei progetti per il recovery fund in Italia, perché paradossalmente siamo un po' partiti all'inizio con le kermesse sulle linee guida e adesso siamo arrivati allo scontro su chi guida le linee. Di fatto, perché inizialmente abbiamo fatto tutta questa cosa degli stati generali, poi questa presentazione di linee guida che francamente dicono molto poco, e adesso c'è uno scontro in atto nel governo su chi deve decidere, ma i contenuti dove sono?
Certo, ho sentito anche prima l'intervista al ministro Amendola che diceva i progetti, il solco viene definito dalla Commissione Europea, dobbiamo comunque rispettare dei termini molto precisi, ma insomma, francamente se questo il funzionamento del recovery fund è deludente, il recovery fund non credo che sia uno strumento così rigido, tiene conto del fatto che abbiamo delle realtà nazionali tra di loro molto ma molto diverse. Un'altra cosa che si dice spesso è: ma tanti progetti li sappiamo già, sono quelli di cui abbiamo già pensato da tanti anni, adesso abbiamo l'opportunità per finanziarli. Ma anche questo è un modo, a mio giudizio, sbagliato di vedere il ruolo del recovery fund. Il recovery fund è uno strumento, è una grandissima opportunità che si dà a un paese di rimuovere i vincoli strutturali alla crescita. Per questo si parla anche di Next Generation EU, è un discorso di prospettiva. Quindi non sono affatto cose ovvie, sono cose che vanno studiate, elaborate in modo molto chiaro e preciso. Bisogna giocare sui due piani, quello di avere delle risorse a disposizione per smuovere dei vincoli a delle riforme che devono essere fatte nel paese, non solo, ma bisogna operare perché queste riforme non avvengano soltanto sulla carta, come spesso è avvenuto nel nostro paese. Abbiamo una lunga tradizione di riforme fatte sulla carta che poi non trovano mai attuazione, abbiamo dei record straordinari, insomma, si possono fare esempi in continuazione. Pensiamo ad una norma di civiltà di cui tutto il Parlamento era d'accordo, unanimità totale, quello di dare delle indennità alle vittime, ai figli delle vittime di femminicidio. Voi sapete, sono dei bambini che si trovano di colpo senza avere di fatto né il padre né la madre. Stanziamento deciso dal Parlamento, sono passati 5 anni prima che 5 milioni, questa era la cifra stanziata, siano arrivate alle persone, perché in Italia si fanno le riforme e poi nessuno si occupa di farle applicare. Allora, il Recovery Fund dovrebbe essere l'occasione in cui noi prendiamo delle iniziative, si decidono delle cose da fare e si lavora al contempo sulla riforma in quanto tale, vincendone anche i vincoli e gli ostacoli politici che sappiamo su tutte le riforme sono molto forti, e però anche per mettere in piedi la macchina operativa che poi gestisce tutto questo e assicurarsi che le cose poi vengano fatte. Questa è una cosa fondamentale per il nostro paese. La riforma numero uno da fare nel nostro paese è quella legata alla macchina dello Stato. E questo mi porta all'altra considerazione. Quello che si sta dicendo adesso, cioè adesso creiamo questa struttura con 3 ministri, con 6 manager, con 300 persone che assumiamo, cioè praticamente un nuovo ministero, ci dimostra che noi dobbiamo riformare la macchina dello Stato, perché non è possibile che ogni Italia, ogni volta che dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo crearci una macchina nuova completamente, senza usare i ministeri e le risorse che ci sono. Io devo dire, ho lavorato su questo, perché sono stato per 4 anni presidente dell'INPS, vi assicuro che dentro alle amministrazioni pubbliche italiane ci sono delle persone di grandissimo livello, delle grandissime professionalità, che noi dobbiamo usare, dobbiamo valorizzare. Non possiamo ogni volta inventarci una sovrastruttura, metterla in piedi, che poi non riusciamo mai più a smantellare. Quindi ecco, sono preoccupato, perché il rischio davvero è quello che si facciano delle cose che si sarebbero fatte già prima, malamente, senza poi metterle in atto. C'è il rischio che noi creiamo, abbiamo quello che gli economisti chiamano il ratchet effect, che noi diamo dei soldi, invadiamo, rendiamo lo Stato ancora più presente in economia senza poi riuscire a ritirarci da questa cosa, e entriamo in terreni impropri. Poi vedo tanta retorica, perché francamente parlare di digitalizzazione della pubblica amministrazione come se risolvesse i problemi, ma attenzione, nella pubblica amministrazione sono tante cose che vanno fatte per renderla più efficace. La digitalizzazione vuol dire tutto e assolutamente niente. Il problema fondamentale della pubblica amministrazione in Italia è quello delle banche dati, che spesso non ci sono, non funzionano, non sono manutenute, e bisogna farle dialogare tra di loro. C'è il problema di rivedere gli organigrammi delle pubbliche amministrazioni in Italia. Sono tante cose che vanno fatte, sono tanti piccoli interventi che sono assolutamente fondamentali, che devono essere studiati, elaborati, e non sono cose che possono essere fatte in segreto da 3 persone. A me sembra che la situazione, questo silenzio riservo che c'è vuol dire che probabilmente c'è un gruppo molto ristretto di persone che ci stanno lavorando. In Italia, quando si allarga il cerchio delle persone che ci lavorano, le cose diventano immediatamente pubbliche. Quindi mi sembra, ecco,
però in questo momento bisognerebbe allargare lo spettro, perché non è possibile che tre persone sappiano tutte queste cose. Bisognerebbe che ci sia un confronto e che le amministrazioni che devono poi attuarle siano coinvolte a questo stadio nell'elaborazione dei progetti, perché solo loro possono renderli applicabili. Ecco, quindi insomma, alla luce di tutte queste cose, trovo che ci siano degli elementi legittimi di preoccupazione. Spero che ci sia un cambiamento rapido, perché è un'opportunità davvero che non dobbiamo assolutamente lasciarci sfuggire. La ringrazio, professor Boeri. Vedo che le preoccupazioni sono tante. E adesso lei, alcune sue suggestioni le vorrei portare al professor Buti, perché il professor Buti, oltre che appunto essere professore alla LUISS, è il primo collaboratore del commissario all'economia. E allora due cose. La prima è, come diceva il professor Boeri, non si sa niente di questo piano italiano per il recovery, però il ministro Amendola ha detto che sta lavorando a stretto contatto con la commissione, quindi non so, lei magari ne sa qualcosa di più di quello che ne sappiamo in Italia, di dove sta andando il governo. E poi vorrei chiederle, appunto, mi pare che quello che dice Boeri vada molto nel senso di quello che scrisse lei in questo suo famoso paper di un paio di settimane fa con Marcello Messori, di tagliare, le consigliava di fare interventi e di investimento con robusti tagli alla parte della spesa pubblica corrente che non serve a erogare servizi essenziali, a correggere diseguaglianze. E mi pare che un po' invece, nell'idea di Boeri, forse questa cabina di regia con tutte queste persone dentro, questi manager, vada un po' in un senso contrario. Professor Buti, Buti. Ok, no, grazie molto. Io resto senza video perché ho visto prima era un po' instabile, per cui perdonatemi il buco nero da dove parlo. No, e grazie dell'invito. No, questo io vorrei, in primo luogo, prima di venire alle domande specifiche, sottolineare che diciamo c'è un accordo generale, credo Nathalie lo diceva, Tito, poi, che questa è una grandissima sfida, chiaramente. È una grande sfida per la Commissione anche, perché noi stiamo per diventare uno dei, diciamo, dei più grandi emittenti di debito pubblico, di debito comune, quindi è veramente 750 miliardi, è insomma sostanzialmente 15 volte quello che è stato emesso fino adesso da istituzioni pubbliche, MES, la Commissione stessa e così via. Quindi è un cambiamento di passo potenziale enorme. Secondo, ci stiamo attrezzando per passare sostanzialmente da una sorveglianza e un coordinamento che era, diciamo, basato sui comitati, diciamo, per semplificare, fatto a Bruxelles, a un'interazione con gli stati membri in cui si associano le diciamo, raccomandazioni che all'interno del semestre europeo che facciamo ogni anno con degli incentivi finanziari, con degli incentivi finanziari molto molto forti. Quindi è una rivoluzione copernicana, quasi una mutazione genetica anche per noi, quindi non solo per gli stati membri. Molta responsabilità cade chiaramente sulle spalle dell'Italia, perché c'è una notevole attenzione diciamo, a quello che sta facendo e quello che farà l'Italia. L'Italia è il principale beneficiario del oltre 200 miliardi globalmente sui 750, quindi fa la parte del leone in termini assoluti. E un po' paradossalmente, come dire, c'è un vincolo esterno che questa volta è positivo, invece che un vincolo esterno in cui si chiedeva all'Italia nel passato di fare delle, come dire, delle riforme, come dire, molto onerose, di implementare programmi di austerità in condizioni di fragilità di mercato e così. Questa volta che cosa si chiede all'Italia? Si chiede di implementare un programma di investimenti e di riforme che, come dire, cambi notevolmente
modello di crescita dell'Italia all'interno di un cambiamento del processo di integrazione europeo. Quindi questo è un po', come dire, un vincolo esterno positivo piuttosto rispetto a quello negativo del passato. Rimane un punto interrogativo che è importante, diciamo, per questo piano in generale, anche al di là dell'Italia, e cioè questo è un cambiamento di passo, un'evoluzione del, diciamo, un cambiamento di paradigma del processo di integrazione europea, o è una grandissima una tantum? Questa è una domanda importante. Io credo che globalmente la risposta che daremo in generale a livello comunitario, nell'ipotesi che superiamo, e io lo spero e lo auspico, il veto di Polonia ed Ungheria, dipenderà da quello che faranno gli Stati membri e dalle interazioni che avremo, una possibilità anche di superare quella distinzione che si era affermata durante la crisi della zona euro fra paesi creditori e paesi debitori. Questa è, io devo dire, essendo stato in questo business per parecchio tempo, fra tutte le distinzioni in Europa e le differenziazioni fra piccoli e grandi paesi, fra nuovi paesi e vecchi paesi, la distinzione fra creditori e debitori è la più perniciosa di tutte quante. Quindi c'è l'opportunità di superare questo. Allora, responsabilità dell'Italia, perché l'Italia è il più grande beneficiario. Io credo che la definizione di quello che l'Italia deve fare è, come dire, molto chiara. Piano nazionale di ripresa e di resilienza. Ognuna di queste lettere dà l'indicazione di cosa fare. Piano, quindi, vuol dire che non deve essere, come dire, un assemblaggio di progetti sparsi, ma deve avere una sua coerenza interna, articolata, e questa è una delle grandi novità del Next Generation EU e della Recovery and Resilience Facility, basata sulla indicazione di pietre miliari, so milestones, e di target, cioè di obiettivi. Quindi non si presenta la fattura all'Europa a piedi lista, bisogna raggiungere delle milestones e dei target. La N del piano nazionale di ripresa e di resilienza è importante, molto accento sulla ownership nazionale, quindi sulla capacità di appropriazione, non di imposizione esterna. Quindi con la risposta alle raccomandazioni specifiche per il paese, che sono quelle che sappiamo sulla pubblica amministrazione, sul sistema fiscale, sul capitale umano, sul business environment. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, capendo le qualificazioni che Tito Boeri indicava precedentemente, queste sono raccomandazioni che, rispetto a quelle di altri paesi, sono largamente condivise in Italia. Non sono raccomandazioni che mettono, diciamo, esistenzialmente in crisi le classi dirigenti italiane. Pensiamo ad altri paesi. Per l'Ungheria e la Polonia, nelle country specific recommendation c'è la raccomandazione sullo Stato di diritto, molto più difficile e molto più esistenziale rispetto alle nostre. Per altri 5-6 paesi ci sono raccomandazioni su aggressive tax planning, quindi sulla necessità di cambiare il sistema fiscale per non, come dire, attrarre in maniera surrettizia basi fiscali da altri paesi. Questi sono molto più complicati rispetto a quello che l'Italia dovrebbe fare. Quindi penso che questo sia una cosa importante da sottolineare. Quindi la N, poi c'è la ripresa e la resilienza. Questo significa che
bisogna mettere in campo gli investimenti e le riforme per favorire il rilancio dell'Italia post-Covid, ma anche, e qui l'accento sulla resilienza, affrontare alla base i colli di bottiglia della crescita del paese. Noi abbiamo, e qui vengo alla domanda specifica, abbiamo una interazione che è molto positiva, che è costruttiva con le autorità italiane. Ci sono degli incontri regolari sulle missioni e sulle componenti che sono state indicate dal governo italiano. Quello che bisogna fare adesso è, come dire, da un lato, così per utilizzare un'immagine, passare dalla addizione alla sottrazione. Quindi per adesso, come dire, si sono identificati numerosi progetti e numerose riforme, adesso bisogna sottrarre per arrivare alle priorità essenziali che sono coerenti con le sei linee guida, con le sei missioni del governo. E poi bisogna passare dalla divisione alla moltiplicazione. Per adesso abbiamo discusso, diciamo, capitolo per capitolo, missione per missione, adesso bisogna sfruttare le sinergie fra riforme e investimenti, quindi l'effetto moltiplicativo di questo. E io l'ho detto e lo abbiamo detto anche nel paper con Marcello Messori, bisogna mostrare tutto il film. Nel passato l'Italia, come sì come altri paesi anche, ma l'Italia in particolare, ha dichiarato missione compiuta una volta che una legge era stata adottata in Parlamento. Invece cosa bisogna fare adesso? Bisogna mostrare che dopo l'approvazione legislativa, quando ci sarà, ci sono tutti i decreti attuativi, i meccanismi di monitoraggio, di valutazione dei costi, meccanismi di possibile sostituzione di progetti che non funzionano. Quindi mostrare tutto quanto il film del piano di ripresa e di resilienza. Questo è quello che bisogna fare, quindi il cosa, il come e il quando. E la governance che per la gestione del piano, si è parlato molto della cabina di regia di cui si legge sui giornali, questo qui dovrà essere parte integrante del piano stesso. I paesi europei si sono organizzati in maniera diversa. Chi, come la Francia, ha dato la responsabilità essenzialmente al ministro dell'economia, Bruno Le Maire, la definizione di responsabilità ministeriali è stata cambiata dal ministro dell'economia al ministro della ripresa. Economia e ripresa e resilienza, quindi una responsabilità diretta del ministro dell'economia. In altri paesi come la Spagna questa è stata messa un'unità di missione, una cabina di regia presso il primo ministro Sanchez. La commissione non interviene su queste scelte, sono scelte puramente nazionali, tra l'altro, come dire, è importante che si mantenga una coerenza nell' assetto istituzionale. Bisogna evitare effetti Frankenstein, no? Cose che funzionano bene in un paese, che se le prendiamo e le innestiamo su un altro assetto istituzionale magari non funzionano bene. Quindi questo è quello che c'è davanti a noi, è una grandissima occasione non solo per la quantità di risorse, ma anche perché la speranza e l'obiettivo è quello di una modernizzazione del paese e dell'Europa, diciamo, che resti anche al di là della fase di implementazione e di spesa delle risorse comunitarie. Grazie. Grazie professor Muti. Adesso passiamo alla politica pura. Abbiamo il vicepresidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo, che è anche uno dei leader, comunque adesso non so nel movimento come meglio descriverlo, una personalità più in evidenza del partito numericamente più forte della maggioranza di governo. Ecco, Castaldo,
Di input ne ha avuti parecchi. Cosa risponde la politica alle preoccupazioni espresse questa mattina? Guardi, io riallacciandomi anche al filo degli interventi che mi hanno preceduto, e saluto veramente con grande piacere sia il professor Buti, il professor Boeri e la mia cara amica Natali Tocci dall'OIAI, dico che ovviamente in questo caso, almeno a livello europeo, effettivamente, come diceva Natali nell'introduzione del suo intervento, questa volta si è battuto il colpo giusto. E questa era un po' la prova del 9 rispetto a una serie di crisi di fronte alle quali la risposta era stata sempre disarticolata e ciò che era emerso fortemente nel dibattito era stato piuttosto invece una sorta di ritrosia ad avere un'azione comune, una vera condivisione dei rischi. Di fronte a questa pandemia, in un certo senso, l'entità, la vastità delle conseguenze economiche e sociali di quello che era accaduto dal punto di vista sanitario ha reso, in un certo senso, il re totalmente nudo. Se l'Europa non avesse agito, finalmente dotandosi di uno strumento complementare alla sola e mera risposta monetaria, che era stata finora diciamo l'unico strumento veramente impattante nelle crisi precedenti, evidentemente questa volta forse non sono neanche sicuro che sarebbe riuscita a sopravvivere integra a questo stress test. Il nostro bilancio pluriennale, che adesso abbiamo finalmente approvato dopo un lungo lavoro, e speriamo appunto che di farlo uscire molto presto dalle secche di questi assurdi e in un certo senso contraddittori anche veti da parte di Polonia e Ungheria, non ha mai svolto delle funzioni di vera e propria stabilizzazione macroeconomica, ma questo per un evidente limite che è connaturato fortemente alla sua taglia, una taglia totalmente sottorappresentata rispetto a quelle che sono le esigenze di un'unione di 27 stati con centinaia di migliaia di abitanti. Basterebbe appunto fare una veloce comparazione con stati propriamente federali, penso agli Stati Uniti, per capire quante siano molto più alte le percentuali di risorse allocate a livello federale. Noi siamo ancora a metà strada in questo lungo percorso, ma abbiamo sempre avuto bisogno, il Parlamento ha sempre chiesto con insistenza di aumentare la taglia del bilancio pluriennale, e questa volta in parte questa ambizione è stata frustrata proprio per ottenere e conseguire il Next Generation EU, ma a questo punto si apre un altro capitolo fondamentale, andando a considerare appunto questo pacchetto di misure approvato dal Consiglio europeo. La risposta fiscale significativa che ne è scaturita mobilita risorse che raggiungono il 5% del reddito nazionale lordo dell'Unione europea a 27. E adesso la vera domanda che dovremo affrontare nel corso di questi anni è come trasformare uno strumento che nasce per via del compromesso di luglio come una tantum in uno strumento effettivamente pienamente comunitarizzato. E dico questo perché pur essendo legato al bilancio pluriennale, il Parlamento europeo non ha poteri di controllo, non ha poteri di approvazione, di controllo per quanto riguarda la parte del Next Generation EU, quindi come comunitarizzarlo pienamente, renderlo perenne all'interno della nostra architettura istituzionale e trasformarlo in quel vero strumento di crescita per superare anche quelli che erano stati gli approcci dell'austerity di questi ultimi anni. È evidente che avere una leva di questo tipo che va a portarci, se ipotizzando appunto un tasso di assorbimento del 100% e con delle risorse che vengono appunto utilizzate per quindi andare a attuare una serie di interventi che aggiuntivi rispetto a quelli programmati, andrebbe a tradursi in un raddoppio della spesa nazionale nostra annua per gli investimenti, che potrebbe, secondo alcune proiezioni, portarci addirittura a un aumento cumulato del PIL di circa 3 punti percentuali entro il 2025. Il concetto è quindi finalmente mutualizzare il costo della risposta, condividere i rischi, emettere in modo centralizzato i titoli di debito e avere anche un preludio di unione fiscale con la riforma delle risorse proprie, che da questo punto di vista assurge altro elemento assolutamente centrale. La parte cosiddetta fondo perduto, e questo è uno degli aspetti più innovativi dello strumento, verrà poi riassorbita secondo quello che è l'accordo di luglio, proprio aumentando le risorse proprie dell'Unione, quindi andando a creare un paniere di nuove risorse che sono in primis la plastic tax,
tax in ordine cronologico, poi ci sarà un intervento di riforma sulla border carbon tax, sul sistema degli ETS, sulle quote delle emissioni, poi passando all'introduzione di una tassa sul digitale, se appunto i negoziati attuali in sede multilaterale si riveleranno totalmente bloccati, quindi incapaci di partorire una soluzione globale che sia all'altezza delle aspettative, per poi giungere infine auspicabilmente anche all'introduzione della tassa sulle transazioni finanziarie. Tutto questo è ovviamente una rivoluzione fortissima rispetto alle discussioni di questi ultimi anni. Resta però una doppia sfida: da un lato far sì che questo grande salto in avanti non sia un salto estemporaneo, l'hanno detto tanti, l'ha detto Natalie stessa, l'ha detto il professor Buti, anche è stato un riferimento costante di questo dibattito, non può che essere così. Io vedo una soluzione politica per ottenere questo successo, ed è proprio andare a insistere sul punto che è stato il successo attuale delle negoziazioni per i paesi cosiddetti frugali durante gli scambi di luglio, ma che diventa anche il loro punto di debolezza, cioè l'annosa questione dei rebates, degli sconti al bilancio. Questi stati sono stati convinti ad accettare questo strumento straordinario, Next Generation EU, vedendo un aumento all'interno del bilancio pluriennale dei cosiddetti sconti che hanno, quindi una contribuzione minore in rapporto a quello che dovrebbe essere la quota da loro versata per il bilancio pluriennale dell'Unione. A questo punto si potrebbe dire che se vogliono mantenere i rebates in futuro dovranno accettare anche la perennizzazione del debito comune creato in questo frangente, e quindi la creazione di un debito europeo comune permanente, simul stabunt, simul cadent, potremmo dire. E credo che questa potrebbe essere una leva negoziale di grandissima importanza. La seconda parte della sfida però attiene propriamente al nostro lato nazionale. Qui mi vedo assolutamente concorde con una serie di considerazioni che sono state fatte, in primis sulla necessità che questo sfida di andare ad assorbire le nuove risorse Next Generation EU si traduca anche in una grande riforma della pubblica amministrazione. Non possiamo pensare ogni volta di creare sempre ed esclusivamente delle soluzioni ad hoc. In questo caso è importantissimo, perché abbiamo delle tempistiche molto strette, e quindi bene che si faccia una governance dello strumento e della sua esecuzione snella, veloce, che ci garantisca effettivamente di avere delle funzioni di monitoraggio, di valutazione e anche appunto una sua azione veloce, ma dobbiamo utilizzare proprio anche questi strumenti per far sì che l'amministrazione italiana sia all'altezza della sfida. Abbiamo bisogno di fare un salto in avanti nel public procurement, abbiamo bisogno anche qui di garantirci il rispetto di tempistiche e di capacità di esecuzione che altri paesi, ahimè, hanno, e che quindi non sono sottoposti a questo nostro stesso livello di sfida. Non possiamo permetterci quindi per l'ennesima volta di perdere un treno così importante. E non a caso infatti il Parlamento europeo si sta battendo nei negoziati con il Consiglio proprio in questo periodo per andare ad ampliare la natura dei progetti che saranno eleggibili per investire le risorse dello strumento principale del Next Generation EU, che è il Recovery Resilience Facility, l'RRF appunto, il quale dovrà essere destinato, secondo il nostro punto di vista, non soltanto ai due obiettivi fondamentali della transizione verde e della rivoluzione digitale, ma anche e soprattutto avere ulteriori azioni e finalità complementari come il rilancio delle politiche industriali, la riforma delle amministrazioni pubbliche, appunto, lupus in fabula, e soprattutto poi i settori anche dell'assistenza sociale, del sostegno ai giovani, che da anni soffrono di una carenza persistente di investimenti. Ti pregherei di arrivare alla conclusione, perché se no non riusciamo a fare un secondo giro di domande che arrivano anche dal pubblico. Certo, questa considerazione che abbiamo la possibilità di trasformare una crisi in un'opportunità immensa. Jean Monnet ricordava costantemente che l'Europa si sarebbe effettivamente integrata attraverso le crisi. In questo caso posso dire che il passo fatto in avanti da Bruxelles, anche sotto la spinta fortissima del Parlamento, che ha avuto un ruolo di pungolo non indifferente nei confronti del Consiglio di Capistato di Governo, è una sfida all'altezza delle aspettative sul piano delle risorse mobilitate, sul piano teorico. Adesso bisogna portarla a conclusione e spingere affinché lo strumento venga velocemente implementato, ma
anche l'Italia deve farsi altrettanto trovare pronta all'altezza di questa sfida e deve capire che questo è un treno che non ripasserà. O noi siamo in grado di sapervi accedere velocemente, farlo dimostrando che tutto quello che è stato detto nei nostri confronti da parte dei paesi frugali era frutto sicuramente di nostre carenze, ma anche di un pregiudizio fortissimo nei confronti del nostro paese, oppure rischieremo davvero di impedire che questo salto diventi appunto un salto di paradigma perenne, diventi, si traduca piuttosto in una parentesi di rimpianti piuttosto che in uno slancio fortissimo nei confronti del percorso dell'integrazione futura. Grazie Fabio Massimo Castaldo. Ora ci resta un quarto d'ora e stanno arrivando un sacco di domande dal pubblico. Io vorrei tornare un momento, appunto, tornare a Natali Tocci, perché è stato detto e ripetuto che il ruolo dell'Italia è importante in questo, nel successo del Recovery Plan, però abbiamo molte sfide davanti adesso, per cui è ancora più importante forse che questa partita del recovery vada bene, perché abbiamo molte sfide in politica estera che si stanno presentando. C'è ad esempio un'ascoltatrice, Silvana Paruolo, che parla della nuova strategia nelle relazioni con gli Stati Uniti, della quale si discuterà probabilmente anche al prossimo Consiglio europeo. Ecco, quanto è importante che tutto questo piano abbia successo perché l'Europa riesca a costruire una sua personalità, un peso in politica estera, che finora forse non è stato così forte, ma su quale sembra che si intenda puntare. Pregherei Natali di essere veloce perché abbiamo poco più di 10 minuti. Sì, velocemente Lorenzo, e qua forse passo alla parte mezza vuota del bicchiere, perché appunto nel primo intervento c'è stato un senso di ottimismo, questo passo in avanti significativo, e credo che sia così. Però appunto, dicevo, questa commissione è arrivata parlando di tre cose, di verde, digitale e di geopolitico. Io detesto questo termine, mi piace più parlarne in termini, diciamo, l'Europa globale. Sul verde e sul digitale abbiamo detto ottimo, vabbè, diciamo, vediamo, adesso bisogna portarla a compimento e soprattutto bisogna implementarla in maniera efficace, altrimenti l'effetto boomerang sarà micidiale. Sul geopolitico, sul globale, siamo messi maluccio. Perché siamo messi maluccio? E qua faccio un breve passo indietro. Prima della pandemia si parlava, e come dire, follow where the money goes, si parlava in realtà di fondi significativi alla politica estera, si parlava di 13 miliardi per il Fondo Europeo della Difesa, si parlava di 6 miliardi e mezzo per il Fondo per la Mobilità Militare, si parlava di altri 10 miliardi per lo strumento di pace europeo. Adesso, se andiamo a prendere questi tre strumenti finanziari, nel contesto del prossimo bilancio siamo in realtà, li abbiamo dimezzati. Abbiamo dimezzato quindi i fondi destinati alla politica estera, laddove la torta generale, come si è detto, in realtà è stata ampliata in maniera molto significativa. E questo ci parla comunque di un'Europa che guarda più all'interno, molto meno all'esterno, rispetto, che forse è anche naturale in un momento di pandemia, però è un problema. Ed è un problema perché appunto abbiamo in realtà non soltanto le grandi sfide delle crisi che ci circondano, a partire da quelle del Mediterraneo, ma anche appunto quello dell'est Europa, una Russia sempre più assertiva, una Cina che oramai non nasconde più quelle che sono le sue aspirazioni di natura strategica e non più semplicemente economica. E soprattutto abbiamo gli Stati Uniti che rientrano nella partita. Ma diciamo l'elezione di Biden, che chiaramente per l'Europa è un enorme sospiro di sollievo, deve e dovrebbe, a mio avviso, come dire, avere l'effetto giusto, diciamo, non l'effetto controproducente di pensare adesso ci possiamo, come dire, riassestare, possiamo semplicemente ritornare agli anni 90, in cui erano sostanzialmente gli americani che si occupavano per il bene e per il male della nostra parte del mondo. Questo non accadrà. Un'amministrazione Biden, diciamo, non ci sarà semplicemente un ritorno agli anni, non dico neanche Obama, che già era in corso, diciamo, questa fase di ritiro, diciamo, statunitense del mondo, no?
ma non ritorneremo mai a un'epoca, diciamo, clintoniana. Quindi abbiamo, e qui diciamo è uno dei messaggi fondamentali, diciamo, del documento che verrà discusso al Consiglio europeo, abbiamo la grande responsabilità di, da un lato, costruire la nostra autonomia europea e capire che è solamente costruendo una nostra autonomia europea anche a livello globale che riusciremo effettivamente a rafforzare il nostro rapporto con gli Stati Uniti. Cioè, l'autonomia europea e un rapporto rilanciato con gli Stati Uniti sono semplicemente le due facce della stessa medaglia. Molte grazie, Natalie. Adesso andiamo nello specifico di ciascuno. Quindi, professor Boeri, vorrei chiedere una cosa molto italiana, cioè questa crisi tra i risvolti negativi ci ha avuto quello di mettere in evidenza quanto sono deboli alle volte i sistemi di welfare, in particolare in Italia, cioè adesso il lavoro non si perde perché è vietato licenziare, la Commissione europea ha fatto un enorme intervento con questo sistema, questo fondo SURE per pagare la cassa integrazione, per impedire, insomma, che i lavoratori escano dal mondo del lavoro. Ecco, a suo giudizio il recovery può aiutare anche a ristrutturare questo settore che in Italia è molto, direi così, frammentato, funziona male. Si parla poi di reddito di cittadinanza, cioè c'è un reddito di cittadinanza oppure il reddito personale. Come si accompagnano i lavoratori che perdono il lavoro, come si aiutano l'azienda a non perdere professionalità. Ecco, tutto questo nel recovery possono esserci risposte o no? Assolutamente sì, ed è proprio per questo che penso che tra l'altro i progetti vadano rivisti alla luce delle nuove emergenze che sono emerse durante questa crisi. Abbiamo imparato tante cose in questa crisi, avremo, ahimè, anche delle eredità pesanti, perché usciremo dal Covid prima o poi, speriamo, certamente, ma avremo anche dei problemi di malattie croniche che sono legate anche all'uscita dal Covid. Il problema soprattutto dell'assistenza di lungo periodo agli anziani, della long term care e delle persone non autosufficienti è un problema che è destinato ad aumentare, quindi dobbiamo assolutamente agire su questi terreni. E il Recovery Fund può essere lo strumento giusto per lavorare al tempo stesso sul fatto di razionalizzare, migliorare gli schemi già esistenti, renderli più comprensivi e mettere in piedi una macchina operativa, perché il Recovery Fund non ci finanzierà la spesa corrente, la spesa che si ripete nel tempo, ma ci finanzierà quegli aggiustamenti che noi dobbiamo fare nella macchina dello Stato, nella macchina anche delle regioni, in questo caso anche decentrata, per poter implementare meglio queste politiche. Le cose che mi vengono in mente sono, proprio alla luce anche delle sfide imposte dalla crisi, uno, noi abbiamo questo sviluppo dello smart working, del lavoro in remoto, le imprese chiedono di investire sulla formazione per dare, giustamente, più possibilità alle persone di lavorare in remoto, i lavoratori stessi chiedono anche qui degli interventi sulla formazione, benissimo, noi possiamo intervenire, fare questa formazione, dare soprattutto creare una infrastruttura che possa controllare che questi poi investimenti e questi aiuti alla formazione ci siano, al tempo stesso bisogna intervenire per uscire da questa trappola che è la quota 100, che sicuramente è stata una cosa che ha danneggiato profondamente il nostro paese, ha aumentato il nostro debito pubblico e ha reso la nostra amministrazione più fragile di fronte alla pandemia. Le due operazioni vanno fatte di pari passo, quindi si interviene per permettere alle persone anche più in là negli anni di poter essere produttive, al tempo stesso si fa un'uscita ben fatta all'insegna del metodo contributivo da quota 100. Long term care, quando ero all'INPS noi avevamo messo in piedi uno schema molto utile per i lavoratori del pubblico impiego, si chiamava home care premium, in cui si mandavano delle persone a casa, si dava assistenza domiciliare alle persone che erano in difficoltà. Io penso che questo schema andrebbe esteso anche al settore privato. Per farlo bisogna mettere insieme gli schemi che esistono in diverse regioni, in comuni, bisogna che ci sia proprio un impegno molto serio, un'infrastruttura anche qui che va creata, bisogna probabilmente prevedere anche delle forme contributive stabili, per cui anche i pensionati sono chiamati a in qualche modo contribuire a questi interventi, d'altra parte sono quelli che maggiormente ne beneficiano, quindi è giusto che ci sia un contributo e mettere in piedi anche su questo piano una struttura. Lei parlava del reddito di cittadinanza, mi sembra che finalmente
anche gli autori, gli estensori di quella legge avevano riconosciuto che aveva molti limiti, benissimo, i ravvedimenti pur tardivi sono sempre benvenuti, bisogna intervenire su quei limiti strutturali che il reddito, che era veramente una presa in giro, cioè questa idea che il reddito di cittadinanza aumenta la partecipazione al mercato del lavoro è veramente una presa in giro, cioè il reddito di cittadinanza è uno strumento di contrasto alla povertà che ha dei problemi di disincentivazione all'offerta di lavoro, bisogna minimizzarli, ma non è certo quello lo strumento per promuovere la partecipazione al mercato del lavoro. Abbiamo speso un sacco di soldi con i navigator eccetera, per fortuna ci siamo resi conto delle stupidaggini che abbiamo fatto, benissimo, a questo punto facciamo un'operazione seria, rendiamo il reddito di cittadinanza davvero inclusivo. Sono aumentati di molto i poveri in Italia durante questa crisi, dobbiamo raggiungerli, e quel reddito di cittadinanza non li raggiunge, mentre invece raggiunge molte persone che povere non sono, quindi bisogna intervenire anche su questo piano, e lì bisogna rimettere in piedi anche lì un'infrastruttura, perché è pazzesco che si pensi che in Italia si possa fare la battaglia contro la povertà senza investire i comuni. Il reddito di cittadinanza ha tagliato fuori i comuni, che sono gli unici che per anni in Italia hanno fatto le politiche di contrasto alla povertà, quindi bisogna anche qui rimettere in piedi tutta l'infrastruttura e rivederla profondamente. Il recovery fund può essere lo strumento per fare tutte queste cose, ma anche qui com'è possibile che di ste cose non si stia parlando? Cioè non è possibile che si possa pensare che noi arriveremo a gennaio, a febbraio, quando sarà, a presentare dei progetti senza averne discusso prima con gli attori coinvolti. Ho molta paura, francamente, scusate, ma io continuo a essere molto preoccupato. Felice di essere smentito poi quando si arriverà alla fase di attuazione, perché questa è un'opportunità, è un treno che passa una volta sola e non possiamo assolutamente perdere questa opportunità. Certamente. Professor Boeri, professor Buti, io continuo, questa B in comune mi porta all'errore. Le volevo chiedere molto brevemente, perché purtroppo davvero mancano pochi minuti prima del panel successivo, l'ex sottosegretario agli affari europei italiano Gozi ha recentemente proposto, sostenuto che sarebbe molto importante che in questo recovery plan nazionale l'Italia si unisca, diciamo, ai piani di Francia e Germania, coordina almeno dal punto di vista industriale con queste altre due grandi potenze industriali europee. A giudizio della Commissione, questa è una cosa fattibile, rientra nella filosofia del recovery? Se riuscisse a rispondere in due minuti, tre minuti. Sì, no, benissimo. Rispondo a questo. Prima vorrei fare una chiosa, ma tutto in due minuti, a quello che diceva Nathalie precedentemente. Sono d'accordo con lei che nelle lunghe notti di luglio sono stati sacrificati dei beni pubblici europei, inclusi i fondi per la difesa, per la sicurezza e così via. Questo, il Parlamento ha lavorato bene per cercare in qualche modo, almeno parzialmente, di reintegrarli, ma è vero che alla fine si è privilegiato i trasferimenti agli Stati membri, molto importanti, meno i beni pubblici europei. Ma c'è un legame fondamentale fra Next Generation EU e il ruolo globale o geopolitico dell'Europa. Io vengo dall'esperienza della crisi finanziaria, della crisi dell'Eurozona. Noi il fatto che conteremo più su una crescita indigena, cioè basata sulle nostre proprie forze, è fondamentale per affermarsi a livello globale. Secondo, cominceremo a emettere un asset sicuri dei beni e il debito comune europeo. Questo è fondamentale per il ruolo internazionale dell'euro. Terzo punto, tutta la parte verde digitale, abbiamo degli standards che possono diventare internazionali. Quindi c'è un fondamentale legame tra questa strategia e il ruolo globale dell'Europa, e ricordo che l'anno prossimo è già iniziata, l'Italia ha in contemporanea la presidenza del G20 con il rilancio di un multilateralismo inclusivo e la copresidenza della COP26, quindi la possibilità veramente, come dire, di dare una svolta a livello globale. Quindi questa opportunità c'è. Sui progetti transnazionali sta assolutamente nella,
nella linea e nella logica del RRF Next Generation EU. Tra l'altro la Commissione incita i paesi a andare in questa direzione. Ci sono, diciamo, dei progetti, pensiamo all'idrogeno, in cui la massa critica non è nazionale, è necessariamente multinazionale, europeo o almeno transnazionale. Tra l'altro questa è una delle priorità che il governo italiano, il ministro Amendola ha sottolineato. Quindi su questo senz'altro la Commissione opera per far sì di collegare questi progetti a livello transnazionale. In un certo senso si cerca un po' bottom up di ricreare quei beni pubblici europei che in qualche modo, come dicevo all'inizio, non sono stati un po' sacrificati nelle negoziazioni di luglio. Quindi se ci colleghiamo con la Germania, con la Francia, con altri paesi nel perseguire questi progetti transnazionali, questo è assolutamente nella logica e nello spirito di Next Generation EU. Grazie mille, professor Buti. Ora Fabio Massimo Castaldo, abbiamo veramente poco. So che lei vorrà rispondere alle questioni poste da Boeri, tipicamente italiane, su alcune iniziative italiane. Lo faccia, ma molto in breve, anche perché io a lei volevo chiedere, come politico europeo, dal pubblico stanno arrivando molte domande sulla unanimità, questa questione del veto posto da Polonia e Ungheria, come si può superare? E la questione dell'unanimità è un tema da superare? La prego veramente in pochi minuti. Ci proverò, insomma, a fare il possibile, anche perché si tratta di una questione cruciale. E su quanto detto prima sulla cittadinanza mi permetta proprio velocissimamente di dire che ovviamente non condivido. Bisogna anche ricordare, è ovvio che quello sarebbe stato un processo, quello di agganciarlo alle politiche attive, processo che è stato fortemente sconvolto da quello che sarebbe successo di lì a poco, appunto essere entrati nella peggiore pandemia dell'ultimo secolo. È chiaro che non si ricostruisce in un giorno un intero sistema, quello di per l'impiego, che oggettivamente, come ha detto più volte anche la Commissione europea, io ricordo benissimo anche le parole della commissaria Thyssen nel precedente mandato, è forse uno dei peggiori in tutta Europa. È chiaro che serviva un profondo investimento, un salto di qualità che non si poteva fare in pochi mesi, ma si è scelto di accelerare l'introduzione del reddito anche prima che fosse stata fatta la profonda riorganizzazione, e la si è portata avanti, quindi si vuole portare avanti nel tempo, proprio perché c'era un'emergenza sociale in atto che evidentemente chi aveva governato prima non aveva tenuto particolarmente a cuore, come invece abbiamo cercato di fare noi. Però non voglio entrare in un dibattito troppo lungo che non si può affrontare con queste tempistiche. Dando invece una risposta sull'unanimità, io sono fortemente convinto che non potrà esserci alcun ruolo geopolitico di rilievo per l'Unione Europea finché non si affronterà e supererà finalmente il tema dell'unanimità. È impensabile all'interno di un'Unione che ambisca ad avere una sua autonomia strategica, che ambisca a essere un player in grado nei grandi tavoli internazionali di difendere e di promuovere la sua visione delle relazioni internazionali, la sua adesione al multilateralismo, la sua volontà quindi di essere capace quantomeno di proiettare pace e stabilità alle sue frontiere, nel suo vicinato, portarlo avanti a 27. Avere questo tipo di approccio è quello che ci ha praticamente trasformato in spettatori nella crisi libica, che ci ha impedito di essere incisivi anche effettivamente in quanto è accaduto nella crisi siriana, ma potrei citare anche l'esempio del Nagorno-Karabakh. In tutte le ultime crisi che sono alla frontiera dell'Unione, non stiamo parlando di crisi nel Pacifico o in Sud America, parliamo di crisi che sono veramente il nostro vicinato, noi abbiamo dimostrato di avere un processo decisionale che non è all'altezza di questa sfida. Ora, a trattati invariati questo è teoricamente possibile, ma di fatto non praticabile. Perché? Perché l'unico modo per superare l'unanimità è attivare le cosiddette clausole passerella, che richiedono a loro volta l'unanimità. E quindi a questo punto capite bene che si entra all'interno un po' di un paradosso.
per superare questo paradosso, io credo la sede opportuna non potrà che essere la conferenza sul futuro dell'Europa. Mi sto battendo fortemente con tanti altri colleghi affinché nella commissione affari costituzionali, affinché prenda effettivamente l'inizio dei lavori il prima possibile. Noi speravamo già durante il semestre di presidenza della Germania, ma anche per l'attualità dell'agenda si è rivelato tutto ciò abbastanza arduo, e in quel contesto o si decida di andare verso una revisione dei trattati, oppure si faccia una sorta di political compact, cioè una cooperazione rafforzata tra tutti quegli stati all'interno dell'Unione che desiderano davvero andare avanti in questo percorso, perché se da un lato l'ideale sarebbe ovviamente farlo a 27, dall'altro non possiamo continuare a essere ostaggio dell'Ungheria o della Polonia di turno, che per motivi tattici sacrificano le necessità strategiche. Allora a quel punto una cooperazione rafforzata che mette effettivamente in comune la politica estera, la politica di difesa e di sicurezza, ci consentirebbe, con un blocco di paesi adeguato che segue questa strada, di poter svolgere comunque questo ruolo, impedendo appunto che considerazioni di ordine e di interesse strettamente di bottega o di, con una visione appunto miope da parte del singolo Stato, ci impediscano di poter svolgere il ruolo che la storia ci sta chiamando a svolgere. E Natalie prima ricordava una cosa fondamentale. Siamo felici del risultato, io personalmente non l'ho mai nascosto, delle elezioni americane, che ci consegnano di nuovo una relazione transatlantica forte e un'amministrazione con cui poter interloquire con una comunanza di valori e di approccio, ma è ovvio che la sfida americana di questo secolo non si giocherà più in Europa. Il centro di attenzione sarà sempre di più l'Estremo Oriente, il Pacifico, a ben altri teatri. Quindi autonomia strategica non deve essere letta come concorrenza o rivalità tra Europa e Stati Uniti, ma come capacità europea di poter assumersi determinati doveri e compiti, anche a prescindere da quelle che sono le disponibilità e le priorità del nostro alleato principale. Ecco, quindi grazie, io la vedo come una visione complementare ma non alternativa. Abbiamo altri ospiti che aspettano di là, anche loro devono andare, quindi chiuderò molto rapidamente ringraziando davvero caldamente gli ospiti di questo panel, che mi sarebbe piaciuto potesse durare di più, Natalie Tocci, Tito Boeri, Marco Buti e Fabio Massimo Castaldo, e invito adesso i nostri ascoltatori a seguire il prossimo panel, che sarà dedicato al Green Deal europeo. Grazie ancora a tutti e buona giornata.